Bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura l'università d'annunzio con l'elezione del nuovo rettore. Si tratta del professor Caputi, già direttore del Dipartimento di Scienze Mediche. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Inizia ufficialmente oggi l'era Sergio Caputi all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Al terzo scrutinio il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche è riuscito a spuntarla sul collega del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Liborio Stupia. Rinnovamento e riorganizzazione, queste le priorità del neo rettore. Il mio progetto da attuare è quello di espandere l'università un pochino di più oltre i confini regionali, quindi far diventare l'università un volano del nostro territorio per un'espansione su tutto il territorio nazionale. Per mettere in atto questo dovremo sicuramente rendere la macchina più snella, modificando i regolamenti troppo complicati e facendo una parziale rimodulazione dell'apparato amministrativo. Il suo sarà un programma in un certo senso che andrà in discontinuità con quello della passata gestione. Ma io non parlerei di discontinuità o continuità, è un programma nuovo per cui io al passato prendo quello che c'è di buono da prendere, abbiamo delle strutture meravigliose, un corpo docenti di tutto rispetto, personale fantastico che magari andrà un pochino ampliato, però fondamentalmente la base di partenza è molto buona e quindi credo nella riuscita del nostro progetto. L'Università d'Annunzio arriva da un anno, però difficile, di veleni, di polemiche. Ma l'Università d'Annunzio arriva da 5 anni di problemi, dovuti in parte anche alla nuova legge Gelmini che ci ha trovato un pochino impreparati, quindi i dipartimenti non erano pronti a reagire a questa novità, l'abolizione delle facoltà ha determinato qualche altro problema, per cui c'è stato un momento di disorientamento che adesso io cercherò di superare e portare avanti con forza un progetto quindi di rinnovamento comunque di quello che è la nostra università. Professor Caputi, nuovo rettore, tra l'altro studente della D'Annunzio che si è laureato alla D'Annunzio. Sì, io sono nato a Chieti, vivo a Pescara e ho studiato qui alla D'Annunzio, ho fatto il mio corso di laurea in medicina e chirurgia. Quindi credo di essere forse il primo rettore della D'Annunzio, che è un ex studente della D'Annunzio. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove questa mattina si è svolta l'assemblea dei sindaci sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. All'incontro è intervenuto il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che si è impegnato ad ottenere l'isolamento totale dei laboratori di fisica nucleare dell'autostrada dai punti di captazione da parte del RUZO, che è la società che gestisce la distribuzione dell'acqua nella provincia teramana. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Assemblea dei sindaci teramani indetta dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, sulle future strategie di messa in sicurezza della captazione delle acque del Gran Sasso. Presenti le principali istituzioni coinvolte, come l'acquedotto del Ruzzo, l'ASL di Teramo, e in rappresentanza della regione Abruzzo il vicepresidente Giovanni Lolli. Il primo importante messaggio è stato quello che tutti hanno rivolto ai cittadini: l'acqua del rubinetto che bevono i teramani è assolutamente sicura, anzi migliore di quella in bottiglia. L'errata comunicazione di non potabilità da parte della dirigente dell'ASL di Teramo ha incrinato i rapporti di credibilità con l'opinione pubblica e recuperarli non sarà facile. L'acquedotto del Ruzzo si sente parte lesa? Ma lo è parte lesa, perché poi in fin dei conti la nostra acqua, quella distribuita in rete, e questo è consultabile dalle analisi che noi stiamo quotidianamente mettendo sul nostro sito per fare un'operazione di trasparenza, sono sempre state assolutamente potabili. Quindi è chiaro che l'allarme purtroppo ci ha generato un danno oggettivo. Cosa chiedete alle istituzioni? Ma noi chiediamo soprattutto quello che in realtà già stiamo condividendo, e cioè di fare in modo che certi episodi non si debbano più ripetere e poi da ultimo di mettere definitivamente in sicurezza la captazione del Gran Sasso, che per noi ha un'importanza fondamentale, per noi ma per i cittadini, voglio dire, non solo per noi ruzzoreti alla fine. La provincia di Teramo si rivolge ai sindaci, loro rappresentano il territorio, e che cosa dice?
Questa è l'Assemblea dei Sindaci, la sede istituzionale più importante del territorio provinciale. Questa riunione serve, uno, a ricapitolare in una sede istituzionale lo stato dell'arte, quello che è successo, due, anche a cercare di capire cosa bisogna fare, perché un bene prezioso come l'acqua sia erogato in condizioni di assoluta sicurezza. Il problema vero è ora come rendere compatibili tra di loro tre realtà fondamentali: l'acqua del Gran Sasso, l'autostrada del Traforo e i laboratori di fisica nucleare. Serviranno opere di messa in sicurezza e nel frattempo si moltiplicano i controlli con nuovi e sofisticati strumenti di misurazione. Il problema è serio e va affrontato in un modo serio, e cioè noi abbiamo tre cose importantissime. La prima ovviamente è l'acqua che ci beviamo. La seconda è un'autostrada che è un'arteria decisiva per il presente e per il futuro di interi territori. La terza è il laboratorio di ricerca più importante che c'è in Italia. Queste tre diciamo, grandi patrimoni debbono convivere, e però interferiscono tra loro, e interferiscono tra loro in un modo non corretto. Tra chi buttiamo dalla torre? Nessuno. Il problema deve essere risolto in un modo radicale, cioè evitare ogni interferenza. La cosa è possibile, la stiamo studiando, la stanno studiando intanto i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda con proprie risorse, perché il laboratorio venga messo completamente al di fuori di ogni interferenza con l'acqua e anche l'autostrada. La presenza a Teramo del vicepresidente Giovanni Lolli è stata anche l'occasione per una manifestazione di protesta sotto la sede della provincia da parte delle lavoratrici di alcune cooperative di servizi per le pulizie scolastiche, che rivendicano maggiore stabilità per i loro contratti di lavoro. E questa mattina c'è stata una rapina in banca a Pescara, in azione nella filiale di Via di Sotto della Caripe, in zona Colli. Tre uomini con addosso occhiali e parrucche che si sono chiusi nell'istituto hanno legato il personale e sono fuggiti con un bottino di circa 70.000 euro. I malviventi sono entrati in azione all'orario di apertura. Secondo quanto appreso, non erano armati, hanno mostrato soltanto un barattolo con dei fili elettrici, dicendo però che era pronto ad esplodere. Hanno atteso la direttrice all'esterno, l'hanno fatta entrare assieme ad altri tre dipendenti. Una volta all'interno hanno legato il personale della banca, hanno atteso l'orario d'apertura della cassaforte e poi l'hanno svuotata. In seguito sono scappati a bordo di un'auto rubata alla direttrice. Secondo le testimonianze si sono espressi in italiano senza inflessioni dialettali. L'allarme è scattato attorno alle 9, sul posto è arrivata la polizia, che ovviamente sta proseguendo con le indagini e le ricerche dei malviventi. Ed ora ci spostiamo all'Aquila. Anche il simbolo di Abruzzo Civico parteciperà alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo di regione. A tenere a battesimo alla lista l'onorevole Giulio Sottanelli. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio. Abruzzo Civico si conferma nella coalizione di Americo Di Benedetto per correre a queste elezioni amministrative all'Aquila. Perché la scelta di esserci anche all'Aquila? L'Aquila è il centro più importante a livello regionale, perché è il capoluogo di regione, è il centro dove anche si vota per queste amministrative, e insieme all'Aquila Abruzzo Civico è presente anche in altre 5 realtà importantissime, quindi da Avezzano in provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre 3 province, a Teramo con Martinsicuro e Tortoreto, a Pescara con Spoltore e a Ortona con Succhieti. Quindi è un movimento civico regionale che già da anni e sul territorio abbiamo rappresentanti in ogni provincia, in tanti comuni, e quindi l'Aquila era per noi un tassello importante. Abbiamo allestito un'ottima squadra che sicuramente darà grande supporto per la vincita del candidato Americo Di Benedetto, ma anche grandi soddisfazioni a noi, perché i 32 candidati sono fortemente motivati a fare bene, e quando c'è la motivazione, c'è la passione, arrivano anche i risultati.
Che squadra è quella messa in campo per l'Aquila da Abruzzo Civico, un investimento che tra l'altro questo movimento sta facendo sul territorio aquilano? È una bella squadra, una squadra fatta di persone diverse che vengono da ambienti diversi, che hanno come obiettivo comune di impegnarsi per i cittadini, senza ideologie politiche alle spalle. Questo è un passaggio molto importante perché c'è bisogno di un riavvicinamento del cittadino ai beni comuni, ad innamorarsi, deve tornare il cittadino ad innamorarsi della propria città, soprattutto di una città bella come l'Aquila, che purtroppo ne ha passate tante ed ha bisogno oggi di una coalizione forte, di un gruppo forte che sia in grado di presentare soprattutto idee, proposte e progetti per rilanciare questo territorio. Qual è il valore aggiunto della squadra? Che sono civici e che hanno tutte le competenze necessarie per poter partecipare attivamente alla vita della città, per poter soprattutto ascoltare i cittadini, perché sono cittadini come gli altri, che hanno deciso però di impegnarsi in politica perché vogliono tornare a far politica vera, quella politica che è fatta di amore per il territorio, di amore per i cittadini, di amore per le risorse storiche, artistiche, naturali ed enogastronomiche di cui l'Aquila e l'Abruzzo sono ricche. Ecco perché Abruzzo Civico punta ad un civismo vero, non ad un riciclo dei cosiddetti cinici, come li chiamiamo noi. Andiamo avanti, cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità. Il futuro dell'ospedale di Penne sarà al centro lunedì prossimo di un incontro tra il prefetto di Pescara Francesco Provolo e la FIALS. Si vuole evitare l'accorpamento di alcuni reparti dell'ospedale San Massimo. Il servizio è della redazione di Vestina News. Gabriele Pasqualone, segretario regionale FIALS, lunedì avete questa riunione col prefetto per evitare l'accorpamento dei reparti dell'ospedale di Penne. Sì, abbiamo questa riunione dalla sua eccellenza prefetto di Pescara per cercare di trovare una soluzione, è una soluzione di emergenza per quando è stato già decretato dalla ASL Pescara l'accorpamento di ben tre reparti, un unico reparto, con tagli di posti letto e soprattutto tagli di assistenza ai residenti, soprattutto dell'area vestina, perché nel momento in cui ci sono circa 15 posti in meno, che adesso già sono super dimensionati perché abbiamo l'indice di occupazione al 100%, e per di più Pescara ogni sera, ogni notte, ogni giorno telefona per sapere se ci sta disponibilità di posti letto. Questo metterebbe un'area veramente d'emergenza per Penne per fare una continuità assistenziale. Tutti i paesi dell'entroterra si trovano in una situazione veramente d'emergenza, ma la cosa più grave è che le ultime elezioni purtroppo i cittadini hanno scelto di mandare a casa quella parte politiche che stava distruggendo tutto il territorio, per tutto, non solo la ASL, la sanità abruzzese, ma stava distruggendo le aree interne. Questo non ha portato a niente, perché quei dirigenti che ci stavano prima del cambiamento politico ci sono anche adesso, stanno continuando a distruggere soprattutto assistenza sanitaria dell'entroterra, e questo è gravissimo, perché i cittadini pagano le tasse uguali a quelle della costa e hanno diritto all'assistenza sanitaria, perché l'assistenza sanitaria è l'articolo 32 della Costituzione, è un decreto sancito dalla nostra Costituzione, e credo che di tutti i residenti dell'Entotrend hanno lo stesso diritto dell'assistenza di quelli che abitano lungo la costa. È una cosa vergognosa. Presto arriverà una soluzione per la riattivazione dei servizi dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, e quanto ha garantito il Presidente della Regione D'Alfonso in un incontro che c'è stato questa mattina in Regione Abruzzo. Sentiamo il servizio. L'immediata riattivazione dei servizi dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, anche attraverso l'ipotesi di una riapertura parziale della struttura di Piazza Venezuela, che ospita anche la biblioteca, rappresenta una priorità per il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Questa mattina a Pescara in Regione, nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato tra gli altri l'assessore Andrea Gerosolimo, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, dirigenti regionali e del Genio Civile, oltre ad un rappresentante della Prefettura dell'Aquila, il presidente D'Alfonso ha invitato il direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Governo del Territorio, Emidio Primavera, a fare seguire alla struttura regionale una rapida rilettura della stima tecnica, che ha rilevato alcune criticità sulla tenuta statica di Palazzo Portoghesi, sede dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, al fine di verificare l'agibilità di almeno una parte dell'edificio. Al tempo stesso il presidente si è attivato per individuare la disponibilità, sempre nell'ambito comunale, di un
una struttura possibilmente rientrante nel patrimonio pubblico che possa ospitare temporaneamente la biblioteca ed il personale operativo presso l'agenzia. Un trasferimento che dovrebbe durare il tempo necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di consolidamento dell'edificio. A tal proposito, le ipotesi più accreditate appaiono quelle della sede INPS di Sulmona, che avrebbe spazi disponibili, così come ha garantito disponibilità il Ministero dello Sviluppo Economico rispetto ad un edificio di sua proprietà ubicato nel capoluogo Peligno. Tuttavia il presidente D'Alfonso ha sondato anche la disponibilità della curia arcivescovile e del tribunale al fine di individuare più soluzioni che consentano di garantire la continuità di un servizio che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per oltre 20.000 studenti dell'area peligna. Cerimonia solenne questa mattina a Pescara per l'arrivo a Palazzo di Città del medagliere storico dei Bersaglieri per il 65esimo raduno nazionale che sta per entrare nel vivo e lo farà nel weekend. Vediamo insieme il servizio. Il 65esimo raduno nazionale dei Bersaglieri che si concluderà domenica con la sfilata degli oltre 40.000 fanti piumati. Attese nelle prossime ore in città Pescara oltre 100.000 persone, tante le iniziative in programma in questi giorni. Questa mattina cerimonia solenne in comune sotto le note della fanfara per la consegna del medagliere storico che resterà a Palazzo di Città fino al 21 maggio. Il medagliere è il nostro simbolo, è il simbolo di tutti quei bersaglieri che si sono immolati per la patria. Vedete che è molto folto il nostro lab, il nostro medagliere, e sono tanti i bersaglieri che hanno perso la vita per la nostra Italia. Il corteo sarà formato da almeno 30-40 mila persone, ma le persone che arrivano sono di più, perché i bersaglieri arrivano con le famiglie e quindi ci sarà una parte di persone. Io direi che intorno a 80.000 ci arriveremo, se non di più. Poi vedremo anche il tempo come ci aiuterà, perché questo è importante. Lo vedrete, ci saranno 70 fanfare, quindi vedrete parecchie persone accolte. Ci saranno anche una cinquantina di pattuglie ciclistiche, tutte con le carriole, la vecchia bicicletta del bersagliere. Sabato sera ci sarà l'esibizione delle fanfare, sono tre le fanfare che si esibiranno, la fanfara di Casoli, la fanfara di Casteldaccia siciliana e la fanfara di San Donà di Piave. Poi, prima di questa manifestazione ci sarà una sfilata di mezzi d'epoca, mezzi militari d'epoca, messi a disposizione gentilmente dall'ASI che si è prodigata perché ha fatto arrivare questi mezzi da tutta Italia, e poi li vedrete perché sono una cosa bella veramente. Bersagliere a 20 anni, bersagliere tutta la vita. Adesso andiamo a Silvi. La Regione Abruzzo ha finanziato, inserendoli nel master plan, i progetti di completamento della pista ciclabile nella zona centrale del lungomare della cittadina teramana. È stata l'occasione anche per il Partito Democratico, dopo la caduta della giunta Comignani, per rivendicare quanto fatto nei tre anni di amministrazione. Vediamo insieme il servizio. Sarà il terzo binario della ferrovia che attraversa Silvi e che è stato dismesso ad ospitare la pista ciclabile della zona centrale della città teramana. Un'idea partita dal basso, dalla spinta di alcuni cittadini e poi presa in carico dagli amministratori e dalla Regione Abruzzo attraverso l'interessamento dell'assessore Dino Pepe e del consigliere Luciano Monticelli. RFI ha già risposto positivamente, quindi l'iter può essere attivato. Oggi con la nuova delibera abbiamo assegnato ulteriori 1.700.000 euro per completare questa infrastruttura turistica e non solo, per migliorare il lungomare di Silvi affinché possa avere questo servizio ulteriore non solo per i turisti ma anche per i cittadini di questa comunità. L'ente Regione Abruzzo ha un rapporto diretto con RFI, con le Ferrovie dello Stato, perché è comunque una competenza sul trasporto pubblico locale. Io credo che quella del terzo binario sia un'idea vincente, perché rimette in discussione il modello urbanistico della città. Ridare uno sfogo così importante di più di un chilometro di lunghezza non capita a tutte queste città del mare. Se ne ha l'occasione, bisogna sfruttarla al meglio.
dovrà essere il commissario prefettizio a portare avanti l'opera che Silvia attende da anni, vista la fine anticipata della legislatura con le dimissioni dei consiglieri comunali che hanno fatto cadere la giunta Comignani. Il viceprefetto di Teramo, Samuele De Lucia, ha già dato agli esponenti regionali ampia disponibilità. Per il Partito Democratico Silvarolo, la conferenza stampa di questa mattina è stata l'occasione per rivendicare il lavoro fatto nei 33 mesi di amministrazione. La caduta dell'amministrazione fa parte della storia, bisogna guardare avanti e si porteranno avanti quei progetti che noi avevamo messo in cantiere e che possono oggi essere cantierizzati. Sarà lei a riproporre la sua candidatura? Ma io non mi autocandido a nulla, continuo a ripetere, io sono tornato ad essere un normale cittadino che ama questa città e, come faceva prima che facesse il sindaco, si impegna per il bene di questa città. Se il PD le dovesse chiedere di ricandidarsi? Io sto a disposizione, ma ripeto, io non mi autocandido a nulla. Più pedali e più guadagni è il progetto sperimentale dell'ADSU di Teramo dal titolo Bike to Study, che prevede un rimborso di 25 centesimi per ogni chilometro percorso dagli studenti con la propria bicicletta per raggiungere l'università. Si parte, via. L'ADSU di Teramo ha messo su pista il progetto sperimentale Bike to Study, che mira ad incentivare le forme di mobilità sostenibile con una nuova formula. Se vai all'università in bicicletta sarai rimborsato con 25 centesimi a chilometro. Oggi finalmente si parte. Ma dove si va? Si va a scuola, si va all'università. I ragazzi sì, hanno aderito, sono una ventina di ragazzi che hanno aderito a questo progetto sperimentale. Oggi installiamo questo tag e scarichiamo l'app per collegare questo sensore in Bluetooth all'applicativo sullo smartphone, e quindi conseguentemente verranno monitorati i tragitti che faranno questi ragazzi dall'abitazione, dal luogo di partenza, che può essere anche la stazione, un pullman, insomma qualunque situazione, all'università dove lo ritengono di andare. E questo tragitto che verrà monitorato daremo ai ragazzi 25 centesimi a chilometro che trasferiranno. Quindi più pedalano più guadagnano. Sì, perfetto. Quindi è l'aperitivo, il caffè, è un diversivo che sicuramente è molto interessante. L'ADSU è sempre più vicino a questi studenti universitari di Teramo. Sì, ci siamo un po' distolti perché ultimamente eravamo concentrati sulla presentazione della domanda per il recupero di Viale Crucioli, ma stavamo lavorando, infatti oggi nella dimostrazione stavamo lavorando sui nostri obiettivi istituzionali e la mobilità sostenibile è uno di questi. Al progetto Bike to Study dell'ADSU di Teramo hanno già aderito 20 studenti che hanno montato sulla propria bicicletta l'apparecchio di monitoraggio GPS. Ma la nostra università, anzi la vostra università, sta in salita. Come fate? La nostra, quella di Piano Daccio, la facoltà di Piano Daccio, per un tratto è in salita, per un altro è abbastanza in discesa, quindi è possibile arrivarci. La facoltà di Colle Parco è un po' più problematica, però alla fine la maggior parte dei ragazzi qui sono appunto di medicina veterinaria, che si trova nelle zone di Piano Daccio, che è abbastanza raggiungibile. Domenica si ripete uno degli eventi di maggiore significato per il WWF Italia, cioè la giornata delle oasi, con l'apertura straordinaria delle oltre 100 aree protette che vengono gestite dall'associazione in Italia, apertura gratuita. 6 sono le oasi in Abruzzo. Torna domenica il tradizionale appuntamento con le oasi del WWF, una manifestazione che si terrà in tutta Italia, ovviamente anche in Abruzzo. 7 le oasi a disposizione degli appassionati, ma non solo quelle del WWF. Quest'anno, oltre alle oasi WWF, saranno aperte in tutta Italia le riserve gestite dai carabinieri forestali, quindi dall'arma dei carabinieri. Ovviamente saranno aperte, le attività inizieranno verso le 10. Sarà possibile visitarle gratuitamente sui percorsi naturalistici, ovviamente saranno illustrate le azioni di conservazione e le altre attività che si fanno nelle riserve, nelle oasi, durante tutti i 365 giorni dell'anno. Cosa troveranno gli abruzzesi nelle vostre oasi domenica? Nelle oasi troveranno le bellezze e la grande varietà di biodiversità che fanno dell'Abruzzo ovviamente una delle regioni più importanti dal punto di vista della conservazione della natura e anche dal punto di vista paesaggistico di tutta Europa. Noi ci troviamo ovviamente in una zona
di rara importanza, pensiamo semplicemente al valore dell'orso marsicano, e quindi saranno visitabili come lo sono ovviamente tutto l'anno, e noi ci auguriamo che oltre a venire domenica la frequentazione ci sia durante tutta l'estate, durante ovviamente anche magari nei periodi di primavera e di autunno, che sono quelli dove forse si colgono meglio le bellezze del nostro Abruzzo. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziando dal Pescara e dunque dalla Serie A. Favilli, Orsolini, Ganz e Vido sono alcuni dei nomi sul taccuino dei dirigenti biancazzurri per progettare l'attacco del Pescara per la prossima stagione. Il mercato la fa già da padrone con la squadra già retrocessa in Serie B. Intanto lunedì ultima gara casalinga stagionale contro il Palermo, dirigerà Pairetto di Nichelino, il servizio di Andrea Costantini. È una delle pochissime note liete di questa disgraziata stagione del Pescara. Dopo il debutto in biancazzurro nella massima serie, Mamadou Koulibaly è diventato in pochissimo tempo il pezzo pregiato del mercato in uscita dei biancazzurri, il giocatore intorno al quale ruotano anche alcune delle strategie in entrata. L'interesse della Juventus è forte, come dimostra l'incontro romano avuto due giorni fa, a poche ore dalla finale di Coppa Italia, dal DS Paratici, con la delegazione del Delfino composta dal presidente Sebastiani, il DS Leone e il club manager Pepe. Per Koulibaly, che in caso di cessione resterà comunque in riva all'Adriatico in prestito nella prossima stagione in Serie B, il Pescara vorrebbe contropartite tecniche da consegnare a Zeman. In cima alla lista ci sono due prospetti, il centravanti Favilli e l'esterno Orsolini. Il primo finirà alla Juventus dopo che l'Ascoli lo avrà riscattato dal Livorno, il secondo è già del club torinese. Averli entrambi sarà estremamente difficile perché sono richiestissimi e potrebbero essere girati in società di Serie A, valutazioni che dovrà fare la Juventus. L'entourage del Delfino ha anche il piano B. In caso di mancato arrivo di Favilli, il nome buono è quello di Simone Andrea Ganz, il figlio d'arte e attaccante moderno e completo, con grande fiuto del gol. Quest'anno è stato limitato a Verona dalla presenza del re dei bomber Pazzini, ma ha comunque siglato gol pesanti per la promozione degli scaligeri, come quello dell'1-1 col Carpi alla penultima giornata. Il modulo zemagnano e la centralità nel progetto tecnico del Boemo potrebbero decretarne la definitiva esplosione. Il Delfino, peraltro, ha seguito con attenzione il finale di campionato di Luca Vido, centravanti di proprietà del Milan e prossimo alla disputa dei playoff con la maglia del Cittadella. Sempre con la Juventus si è parlato anche di Mattia Vitale, giocatore che Luca Leone ha avuto a Lanciano nella scorsa stagione e che in questa è stato girato in prestito al Cesena. Di che entità sarà la portata della rivoluzione tecnica dipenderà dalla consistenza del mercato in uscita. Memushai, Biraghi, Zampano, Brugman andranno via di fronte a delle offerte importanti. Intanto ieri pomeriggio il Pescara ha disputato a Pescina l'amichevole contro l'Unicusano Fondi, squadra di Lega Pro, vittoria 4-1 per i biancazzurri con le reti di Muric, Caprari, Campagnaro e Gilardino. Sempre ieri la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso del Pescara per Ben Ali, confermate le tre giornate di squalifica e dunque campionato finito. Restiamo sempre al calcio, ma adesso scendiamo in Lega Pro. È partito questa mattina il Teramo con destinazione una meta intermedia rispetto a Lumezzane, dove domenica i biancorossi giocheranno la partita d'andata del play-out. Problemi per Petrella, che non sarà a disposizione di Ugolotti. Intanto ascoltiamo uno dei protagonisti di questa stagione, il centrocampista Carlo Ilari. No, è la prima volta sì che faccio i play-out e niente, la sto preparando come è giusto che sia, con la giusta attenzione e la giusta concentrazione. Cercheremo di arrivare nel migliore dei modi e stiamo appunto allenandoci per questo. E è scontato dire che saranno due partite difficilissime e che fanno parte di un campionato che non fanno parte del campionato, nel senso che sono due partite a sé e quindi a maggior ragione dovremo prestare attenzione. Io penso che sia giusto non tenerne conto, soprattutto in funzione della gara di andata. Noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo cercare di giocarci la partita come è giusto che sia, pensando a far gol e cercando di vincere. Il gruppo è tranquillo e concentrato, che è la cosa più importante. E abbiamo insomma la giusta serenità. È chiaro che
la pressione piano piano con l'avanzare dei giorni aumenta e cresce. Dobbiamo arrivare con la giusta attenzione, la giusta concentrazione, senza farci troppo prendere appunto da questa pressione che arriverà sicuramente nei giorni precedenti alla partita. È una squadra che ci può mettere in difficoltà, perché ce lo ricordiamo all'andata, che insomma vinse la partita meritatamente e al ritorno riuscì a pareggiare. Quindi se guardiamo le partite che abbiamo fatto con loro, dobbiamo prestare molta attenzione. Hanno fatto 4 punti su 6 e questo ci deve far capire che saranno partite difficili. E nelle ultime gare hanno cambiato spesso modulo e anche interpreti. Sappiamo che hanno degli esterni molto bravi che soprattutto in ripartenza possono farci male, quindi dobbiamo fare una partita di attenzione senza scoprirci troppo. Riguardo i giocatori in particolare, è ovvio che qualche informazione ce la sta dando, però penso sia una cosa normale, alla fine lui li conosce, quindi qualche piccolo consiglio ce lo sta dando. Poi è chiaro che quando si va in campo non è che contano più di tanto, perché uno pensa ovviamente a quello che deve fare e ai propri compiti, però sì, qualcosa abbiamo chiesto. È tutto anche per la terza edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro la buonanotte.